every one of you listening to my voice. Tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Un saluto agli ascoltatori di Cube Radio da Avamposto 31, la rubrica che tutte le settimane e quotidianamente dai propri canali social si occupa di fumetto, di cultura pop e di tutto quello che ci gira attorno. Come tutte le settimane siamo in collegamento con uno dei nostri ospiti più graditi, Andrea Voglino, sceneggiatore e curatore di Alias Comics. Ciao Andrea! Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati, noi ti ringraziamo particolarmente perché questo appuntamento settimanale, che può per chi magari ci ascolta saltuariamente sembrare banale, in realtà va costruito tutte le settimane e ci vede impegnati molto oltre questi 10 minuti che noi dedichiamo al pubblico della radio. E non solo, perché faccio una piccola nota a margine: noi mentre registriamo all'esterno dello studio bellissimo di registrazione dove siamo ora, che si affaccia verso l'esterno dove c'è una scuola e sempre in orari in cui c'è una pausa, la nostra voce echeggia in giro per il cortile dove i ragazzi giocano a calcio e fanno cose di questo genere. Quindi è un doppio canale, diciamo, no? Con te ci dedichiamo tutte le settimane a osservare fenomeni del fumetto interessanti, e questa settimana ne abbiamo due, uno più scomodo dell'altro, se posso dire la mia. Sì, direi di sì, nel senso che, allora, intanto cominciamo col dire che la cosa divertente di questa doppietta di cui parliamo oggi è un po' la schizofrenia, nel senso che l'editore è il medesimo, ma sono due, come dire, libri dedicati ai sacerdoti totalmente diversi l'uno dall'altro. Esatto. E di Feltrinelli Comics, tranne che uno è la nuova avventura di un arciprete che i nostri lettori penso conosceranno abbastanza bene, che è Don Zauker di Pagani e Caluri. Sì, allora, l'altro invece è sempre... Mentre all'altro estremo abbiamo una biografia a fumetti di Don Milani, che proprio... Devo dire che se proprio dovevamo trovare due cose che apparentemente sono simili, ma sono più lontane l'una dall'altra, devo dire che sono loro due. Esatto, perché sono proprio... La cosa divertente di questa doppietta è che sono proprio due proposte antitetiche. Assolutamente. Da un lato abbiamo una satira anticlericale feroce portata avanti ormai da anni. Da anni. Da due autori che hanno fatto dell'anticlericalismo più feroce e divertito il loro fiore all'occhiello. Perché Don Zauker, insomma, incarna un po' tutto quello che storicamente di peggio viene attribuito agli uomini di chiesa. Quindi sì, tra l'altro in un nato in un crogiuolo di questo tipo di satira così feroce, che è il Vernacoliere, insomma. Quindi... Sì, perché la provenienza dei due autori è quella del Vernacoliere. Che è una cosa che veramente, lo dico con tutto il cuore, chi non la conosce, non l'ha mai avvicinata, beh, si prenda la briga di farlo, perché assolutamente è un pezzo di cultura italiana che va conosciuto, insomma, anche proprio per riderci sopra, ma che poi è tipica espressione di una zona, di un'area, di una regione che ha questo modo anche nella cultura popolare, fra la gente, di esprimersi e di fare umorismo, diciamo. Sì, basta pensare, sempre pensando a Livorno, quello che hanno rappresentato per i troppo pochi che le conoscono, le canzoni di Piero Ciampi. Ma per esempio, grandissimo autore che ti ringrazio, tu citi adesso. E lo spirito è quello, cioè è uno humor che è bruciante, che non ha rispetto di niente di nessuno, nessuno veramente, e che colpisce proprio perché adesso paradossalmente io dico che in realtà Pagani e Caluri con Don Zauker si dimostrano due grandi credenti. Sì, perché, infatti perché il ritratto che danno dell'uomo di chiesa nasconde, in realtà c'è in realtà una rivendicazione, no? Sì.
Quindi in questo li amiamo, non possono non amare. No, beh, devo dire, Don Zauker, lo ricordiamo, tra l'altro noi abbiamo appena visto una clip in cui il Don Zauker sacerdote tira una mazzata in testa a uno strano essere con un cervello dentro un'ampolla di vetro. Allora, Don Zauker è il personaggio di una serie a cartoni animati Sì. giapponese, Daitan 3, che io ho Sì, è un personalmente... nemico di È Daitan 3 il in nemico di Dante realtà. 3, è il nemico, il capo dei meganoidi, di questi Esatto. orribili esseri mezzi umani e mezzi cyborg, di una serie davvero strepitosa, che noi abbiamo conosciuto negli anni 80, e che tra l'altro era un personaggio bizzarrissimo perché non riusciva a esprimersi, no? Aveva una voce che sembrava un rantolo interpretato dalla sua assistente che si chiama Koros. Quindi già andare a prendere il nome di un personaggio così controverso, assurdo e pittoresco mi sembra un È già una segnale, no? È già una dichiarazione di dichiarazione di intenti, intenti, no? A tutti gli effetti. E da lì in poi è tutto di conseguenza. sì. Devo dire che in tutto ciò Pagani e Caluri hanno sempre dato l'impressione di, al di là del fumetto che negli anni si è evoluto fino a diventare non tanto una satira un po' fine a se stessa della Chiesa, ma davvero un fumetto anche molto politico, con dei riferimenti ben precisi alla realtà di oggi, come sapranno quelli che poi compreranno, acquisteranno questo volume che si chiama Ego Te Dissolvo. Stavo per dire Absolvo, ma Dissolvo. avrei fatto un grave Un grave errore. errore. In pratica, se ho capito correttamente, è una raccolta della lunga serie di episodi che sono stati realizzati. No, 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 questo è no. un episodio Ah, nuovo di inedito. pacca. È un Accidenti. episodio Faccio inedito. Poi, ammenda e pensavo fosse una raccolta. assolutamente no. Poi, quello che succede è che da adesso in poi Feltrinelli comincerà a raccogliere in dei volumi piuttosto corposi anche le Anche precedenti le storie avventure di precedenti. Allora, ecco, Zauker mi ero uscite in confuso perché avevo letto cartolato. questa news. Ecco, mi scuso con gli Esatto. ascoltatori. Ma stiamo in tutto questo nostro innamoramento per Don Zauker, ci stiamo dimenticando di Alice Milani e del suo libro dedicato a Don Milani. L'omonimia non è casuale, nel senso che Alice Milani è effettivamente la nipote di Don Di Milani. Don Milani. E questo è un primo punto. Perché? Perché questa biografia disegnata di Lorenzo Milani, di fatto non si nega niente, cioè noi sappiamo che il personaggio era un personaggio anche lui molto controverso, che è stato molto avversato Ai suoi all'epoca tempi, del suo, decisamente. esatto, per il suo essere interprete di una chiesa che oggi trova, come dire, i suoi migliori epigoni, mi verrebbe da dire, anche se il termine è un po' sbagliato, Certo. in persone come Don Ciotti o Sì. come Don Andrea Gallo, cioè senza andare a disturbare quella che è la grande corrente della teologia della liberazione, si dà che Don Milani aveva capito anzitempo che quanto sia importante l'istruzione per le persone, quanto sia importante lo sviluppo di uno spirito critico e di una capacità di interpretare la realtà Sì, che non sia semplicemente quella di, come dire, pecore smarrite. assolutamente. Il suo grande contributo è stato proprio quello sulla didattica, sull'educazione, sul valore della Esatto. cultura. È stato un prete, tanto per usare un termine che spesso gli si attribuisce, di rottura, soprattutto negli anni in cui è vissuto nella cultura italiana di quel periodo, e quindi ha avuto proprio per questo un ruolo così dirompente, no? Nella cultura italiana e nel modo in cui è stato Esatto, percepito. e devo dire, questo libro ne dà un ritratto che è assolutamente credibile, assolutamente piacevole e assolutamente veritiero, cioè senza negare che Don Milani era innanzitutto un uomo e poi un prete, quindi aveva avuto una vita precedente
Don Milani era un artista mancato, non tutti lo sanno. Don Milani aveva avuto una fidanzata, una quasi fidanzata. Quindi ci sono tutta una serie di percorsi e di episodi che in qualche modo accomunano due esperienze marginali, narrative marginali come Don Zauker e Don Milani, e bisogna dare atto a Feltrinelli Comics di aver voluto coraggiosamente credere In entrambi in una coppiata così così diversi. Già, apparentemente stramba. lo è assolutamente, però d'altro canto va detto che da quando Tito Faracci ha preso un po' le redini, no, delle edizioni di Feltrinelli Comics, finalmente. Con alla direzione un personaggio come lui, che è contemporaneamente un autore, ma anche un grande conoscitore del mondo del fumetto, beh, l'offerta è andata via via, mettendosi a fuoco maggiormente e diventando sempre più ricca, no? È sempre più interessante. Sì, di fatto possiamo dire senza tema di smentite che oggi come oggi Feltrinelli ha una proposta editoriale che si discosta da quelle di tanta parte di concorrenza. Non bisogna mai dimenticarci che stiamo parlando in Italia di 6.000 volumi l'anno a Eh sì, fumetti, è una produzione mostruosa, enorme, anche veramente. contando, anche scremando le ristampe, anche scremando cose non originali, però stiamo parlando di Tanta roba, 20 veramente. fumetti al giorno, Veramente è un'enormità. impossibile seguirli tutti. In Certo. tutto ciò, Feltrinelli coraggiosamente ha perseguito una strada che passa attraverso, oltre alla qualità che oramai diamo per scontata per una pubblicazione a fumetti purché sia, ma che passa attraverso un approccio molto Direi politicizzato e consapevole. coerente, direi, no? Nel senso coerente con se stessa, con le sue radici, con il suo mondo di riferimento. Assolutamente, Andrea, non assolutamente. possiamo che veramente ringraziarti. Il tuo osservatorio è preziosissimo perché ogni settimana ci porti veramente a scoprire dei contenuti che speriamo siano di stimolo anche ai nostri ascoltatori per dar loro la possibilità di entrare in una libreria, andare alla ricerca di un titolo nuovo, così avventurarsi all'interno di queste letture. Andrea, noi ti ringraziamo di cuore. Buon lavoro Sono io che ringrazio voi. Per il tuo supplemento del manifesto che invitiamo sempre i nostri ascoltatori di andare a sbirciare nell'edizione del Venerdì tutti i venerdì nell'edizione del manifesto. dentro il Dentro il manifesto. manifesto, grazie, buon lavoro e alla prossima Grazie a settimana. voi. Ciao, ciao, ciao. Bentrovati, alla prossima. Watch the skies everywhere. Keep looking. Keep watching the skies.